Le parole. Le parole. Le parole. Le parole. Le parole, 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 le parole. Benvenuti a questa nuova puntata di Parole Spalancate, la trasmissione dell'omonimo Festival Internazionale di Poesia di Genova. Oggi vi parlo dal quartiere del Molo. Questa alle mie spalle è Porta Siberia, che deve il suo nome alla Cibaria, ossia questa era la porta dove passavano tutte le derrate alimentari. Questa porta è del 1551, è stata fatta da Galeazzo Alessi. E da questa porta io volevo aprire il nostro consueto appuntamento con la poesia italiana, con l'ospite di oggi che è Silvio Raffo. Lui è poeta ed è un grande traduttore, il più grande traduttore di Emily Dickinson, per la quale ha curato anche il Meridiano per Mondadori. E a lui volevo fare la domanda comune a tutti i nostri ospiti, ossia se e come la pandemia l'ha toccato. Vediamo che cosa ci ha risposto. Buonasera. Allora, rispondo alla prima domanda relativa alla pandemia. Che effetti ha avuto su di me? Ma innanzitutto ho scritto moltissimo, non ho avvertito tragicamente, soprattutto nella prima parte, il periodo del cosiddetto lockdown, a parte il fatto che io detesto tutti questi termini che sono diventati così logori, pandemia, lockdown, vabbè. Allora, comunque, andando all'essenza, che è sempre la cosa più importante, ho scritto moltissimo. Il taccuino del recluso sono 52 quartine. La prima di esordio dice: il mio taccuino ha i bordi levigati come il libello di Catullo netti. Con cura annoto i versi appena nati sulla pagina, belli e benedetti. Certo, la condizione, lo status era quello del certosino nella cella. Come novizio nell'angusta cella, ogni gesto misuro, ogni respiro. A tratti sogno, spasimo, deliro. Scelgo in cielo la più remota stella. Come si deduce da questi versi, la reclusione, ed è anche ovvio, inevitabile, sollecita, stimola la ricerca di qualche cosa che trascende il contingente. Questa ricerca mi occupa sempre la mente e l'anima, però in una situazione come quella che abbiamo vissuto è stato ancora più intenso. Il concetto di tempo è andato un po' a farsi benedire, però globalmente, se pensiamo alla produzione poetica, è stato un periodo positivo. Ho vissuto molto meno bene, sto vivendo molto meno bene la seconda fase e sinceramente, insomma, spero proprio che finisca presto, perché non mi rassegno ad una situazione tanto assurda. E siamo sotto le mura di Malapaga, chiamate così perché arrivavano fino al casone di Malapaga, che è una prigione eretta nel 1269 che ha continuato a essere attiva fino al 1850. Da qui volevo chiedere al nostro amico Silvio Raffo, lui che oltre a essere poeta è anche un grande divulgatore di poesia, con le sue letture in pubblico e per il fatto che è un docente. Quali sono i suoi poeti di riferimento? Vediamo che cosa ci ha risposto. I poeti che posso considerare come miei referenti. Beh, chi conosce minimamente la mia produzione sa che sono il traduttore dell'opera omonima di Emily Dickinson e quindi è ovvio che la prima figura di cui si deve parlare se si devono elencare i miei referenti, cosiddetti referenti, è Emily Dickinson, che conobbi all'età di 14 anni dall'antologia d'inglese. Erano anni in cui non era affatto nota e non prevedevo che sarei diventato il traduttore della sua opera omnia, o forse sì. Mi sono messo a tradurla per mio puro piacere. L'opera è uscita nel 97, però preceduta da altre piccole antologie, sempre di Emily,
fatte da me, da Crocetti, da Fogola. Il Meridiano ha completato, insomma, questo percorso. Oltre a Emily Dickinson, io ho amato molto alcune figure di poetesse come Antonia Pozzi, Daria Menicanti, che ho anche avuto la fortuna di conoscere, come anche la meravigliosa Maria Luisa Spaziani. Naturalmente anche Pascoli, vabbè, i grandi che si studiano a scuola e che per me sono state delle guide sono principalmente Pascoli e Gozzano. Leopardi anche, ma soprattutto Pascoli e Gozzano, e anche Corazzini e tutti i crepuscolari in senso lato. Poeti viventi ai quali vada la mia totale approvazione non ce ne sono. Non mi riconosco in nessuno dei miei contemporanei, perché io ho sempre coltivato e continuo a coltivare, non per volontà ma per necessità, una metrica che è quella classica dell'endecasillabo e delle quartine, quindi mi trovo piuttosto isolato nel contemporaneità rispetto a quelli che operano in poesia oggi. E sono sempre qui sulle mura di Malapaga, rese celeberrime dal film Au-delà des grilles di René Clément con Jean Gabin, che vinse anche l'Oscar per il miglior film straniero. E dalle pietre di queste mura volevo passare alle pietre del romanzo La voce della pietra di Silvio Raffo, che fu finalista al Premio Strega e dal quale poi fu anche tratto un fortunato film. Ecco, allora lui, che è sia poeta che narratore, volevo chiedergli qual è la differenza di approccio creativo fra queste due forme di scrittura. Domanda che mi pongono sempre. Ma tu ti senti più narratore o poeta o saggista? Ma io mi sento tutto insieme, quindi non saprei rispondere, non faccio graduatorie. Semplicemente ho constatato nel corso della mia vita che sia la prosa sia la poesia mi sono indispensabili in maniera diversa. La poesia è una visiting angel che viene quando vuole lei. E questa cosa mi dà anche un po' fastidio, nel senso che non sono io a decidere, ma è la visitazione che genera la creazione. Nel romanzo, ovviamente, e ancora di più nella saggistica, sono io che mi metto all'opera e dico: bene, adesso scrivo una storia e devo ovviamente strutturarla. Poi i personaggi mi portano per mano, loro, per fortuna, è molto divertente. Direi che mi fa quasi più compagnia la prosa che la poesia. La poesia, essendo io molto rapido, celerrimo e sagittario, come Emily, in tutto e per tutto, è talmente breve il tempo che mi prende che va via in un attimo. La prosa no. Con la prosa c'è un tempo molto più lungo da condividere. E nel mio caso, che appunto è quello di una persona solitaria, voglio dire che non condivide la propria affettività o, come dire, vita quotidiana con qualcuno, ma la condivide di fatto con ciò che scrive, la prosa è più gratificante, mi fa più compagnia. Poi la poesia è bellissimo rileggerla, però nella prosa occupo più tempo, e siccome per me un problema è anche quello, occupare il tempo, perché mi annoio profondamente, il sentimento che provo più profondo è la noia del non fare qualcosa, la prosa è un'ottima compagna. Io adesso sto finendo l'ultimo romanzo che devo alla reclusione, in effetti, degli ultimi mesi, e mi stupisco anch'io della velocità con cui l'ho scritto, però la prosa non potrei farne a meno. La saggistica è un'altra cosa ancora. La saggistica è la meno, come dire, ispirata, è quella che richiede un lavoro a tavolino, che io detesto. Ma anche nella saggistica critica, come si vede chiaramente nel mio libro Muse del disincanto, l'antologia di poesia del Novecento che ho fatto con Castelvecchi, non è una critica solamente filologica,
assolutamente non è accademica, ma è la critica di un poeta. Quanto al rapporto fra poesia e prosa, come ha evidenziato molto bene Sasha Piersanti nella postfazione al mio ultimo romanzo Lo specchio attento, uscito da Elliot recentemente, che era la riedizione di un libro già uscito tanti anni fa, prosa e poesia si identificano quasi. Infatti è vero, ci sono molti endecasillabi nella mia prosa, ma io non me ne rendo conto. Così come non mi rendo conto neanche quando mi viene un sonetto in poesia, non è che l'ho fatto a tavolino, è venuto da sé. Intendo dire che nel mio produrre, è molto scarso, il razionale sistematico schematico. E anche filologico ed è molto più forte l'intuitivo e il repentino da un punto di vista dell'animico spirituale, della sensibilità e quindi non della ratio. In prosa saggistica e critica si sente che sono un poeta, nella narrativa pure, anche se è vero che benché la priorità dell'anima sia forse quella del poeta, la narrativa, come ho detto, mi fa più compagnia. 2 minuti. E per quanto riguarda la poesia da recitare, mi sto accorgendo che non me le ricordo più le mie, mi ricordo più quelle degli altri, forse ne scrivo troppe. Anche qui c'è un eccesso di produzione, di bisogno di esprimere, no? La poesia che vi leggo, no, che vi recito, si intitola As If, è tratta dal mio volume Corpo Segreto, edito da Lieto Colle, che è il penultimo, l'ultimo è La ferita celeste, edito da La vita felice. Allora, As If è una poesia filosofica, se vogliamo dare una definizione. E riguarda il problema, lo scoglio contro il quale sempre qualsiasi nostro pensiero va a cozzare e non può evitarlo, che è il concetto di Dio. As if è, come mi è stato anche detto, una tecnica proprio di cura non psicoanalitica. Non mi ricordo bene, però io quando l'ho inventata, perché io l'ho inventata questa formula, questa as if, non lo sapevo assolutamente che esisteva già. Comunque, chi se ne importa. Allora, adesso diciamo la poesia. As if, forse Dio non esiste e la battaglia che si combatte quotidianamente è già vinta, è già persa in partenza. L'infelicità che ci travaglia è solo un fatuo gioco della mente che garantisce la sopravvivenza. Ma se è così, se Dio non ci ha creati, se la sua luce è un algido miraggio, il nostro è un sovrumano apprendistato. Una sublime prova di coraggio. Ci uniformiamo a un padre oscuro, assente, che ci vuole perfetti e lo saremo. Se Dio non c'è, peggio per lui. Se a nulla Dio si riduce, lo supereremo. Questo è un sonetto, ma io non me ne ero accorto, me ne sono accorto dopo. Ho visto che era, quando ho voluto dividere, perché le pause le fai quando stai scrivendola, non quando ti è venuta. La poesia, fra parentesi, è, come sappiamo, l'unica arte che non richiede alcuno strumento meccanico, perché ti può venire nel pensiero e si ordina nella tua testa ed è già viva. Poi dopo la trascrizione è un'altra cosa. Quando l'ho trascritta e mi è venuto spontaneo porre delle pause, mi sono accorto che era un 4 più 4, 3 più 3. È talmente insita in me la musicalità che viene senza che io me ne accorga. Quindi la battaglia già persa in partenza, prima ho detto vinta, no? Già persa, poi mi sono corretto. Il credere che Dio esista, forse è una battaglia persa in partenza,
non è una sconfitta, perché anche se non c'è, non so se questo sia un pensiero un po' nicciano, forse lo è. L'uomo deve superarsi, dice Nietzsche, una frase che mi piace molto e che è del tutto controtendenza rispetto a quelle che sono le modalità della concezione della vita di oggi, che è veramente miserabile. Ecco, anche se Dio non ci fosse, noi ci comportiamo come se ci fosse. E in questo modo, addirittura, non paia affermazione blasfema, lo supereremo. Perché saremo perfetti come lui, che anche se non c'è, non importa, però vorrebbe che fossimo. E siamo davanti alla chiesa di San Marco, e di San Marco è anche il leone messo qua in facciata e strappato ai veneziani alla città di Pola nel 1380. E da qui volevo ringraziare Silvio Raffo per essere stato con noi e aprire l'archivio del Festival Internazionale di Poesia. Lui è Charles Simic, poeta, traduttore, accademico statunitense di origine serba. Venne al Festival nel 2001, lui è un grande della poesia americana, ha vinto anche il Pulitzer nel 1990. Qui lo vediamo mentre legge La Macelleria, è anticipato dalla traduzione di Massimo Bacigalupo. Con questo vi auguro una buona visione e appuntamento alla prossima puntata di Parole Spalancate. La macelleria. Macelleria. Qualche volta cammino tardi la notte e mi fermo davanti a una macelleria chiusa. C'è una luce sola nel negozio, come la luce in cui il forzato scava il suo tunnel. Un grembiule pende dall'uncino. Il sangue lo macchia di una mappa dei grandi continenti di sangue, i grandi fiumi e oceani di sangue. Ci sono coltelli che luccicano come altari in una chiesa buia, dove portano lo storpio e l'imbecille ad essere curati. C'è un ceppo di legno dove vengono rotte ossa, tirato a lucido, un fiume disseccato fino al suo letto, dove io vengo lucido, dove profonda nella notte sento una voce. Tell them this is an old poem, 1960 or so. È una poesia vecchia del 1960 circa. Butcher shop. Sometimes walking late at night, I stop before a closed butcher shop. There is a single light in the store, like the light in which the convict digs his tunnel. An apron hangs on the hook, the blood in it smeared into a map of the great continents of blood, the great rivers and oceans of blood. There are knives that glitter like altars in a dark church where they bring the crippled and the imbecile to be healed. There is a wooden block where bones are broken, scraped clean, a river dry to its bed where I'm fed. Where deep in the night I hear a voice. Prodigio. Le parole. Le parole. Le parole.